passiamo alla parola di Dio. E vogliamo leggere, stando in piedi, un verso della sua parola, Isaia 40 verso 9. Leggiamo Isaia, profeta Isaia 40 verso 9. Tu che porti la buona notizia a Sio, sali sopra un alto monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce. Sedete. E non temere, Sio. Allora, il titolo di questo messaggio è, ripetete assieme a me, noi siamo i postini di Dio. Voi ricevete la posta? Sì. Allora, da che cosa voi distinguete un postino da uno normale? Perché il postino ovviamente ha una specie di divisa, no, si distingue, un cappello, ha uno stemma. Una volta erano le poste, adesso non si capisce quante società hanno. Comunque, allora voglio, prima di entrare nella parola di Dio in altri punti, vi do degli esempi. Quando io ero al servizio militare, ovviamente riunivano, noi eravamo 5.000 in questa caserma, 5.000, però ogni battaglione veniva riunito quando arrivava la posta, e allora eravamo 300, 400 il nostro gruppo. Allora leggevano e io aspettavo questo momento, leggevano i nomi di quelli che ricevevano la posta. Era emozionante. Una volta non c'erano i computer che ci sono adesso, che adesso mentre facciamo il culto possiamo trasmetterli in diretta in tutto il mondo, lo sapete. Oggi viviamo in un'altra era. Io sono uno che mi piace conservare tutto. Io conservo tutta la posta, pensate, di più di 40 anni, 45 anni, 48, la posta di chi mi scriveva. Tutta la posta che io dicevo, ce n'ho tanta, perché essendo uno dei pastori giovani al ministero, dunque mi scriveva anche il mio papà spirituale, il mio pastore, mi scrivevano tutti i giovani che io curavo, perché a 18 anni curavo 50 giovani, e dunque era un momento importante, perché lì nella caserma vedevo sempre i militari, le armi, vedevo tutte le solite cose. Perciò questo momento l'aspettavo, perché chiamavano Giovanni presente. Poi quando sentivo buon Natale, gloria al Signore, c'è posta per me, c'è la posta per me. E allora aprivo, e quando la maggioranza della posta, a parte mio padre, i miei genitori, i miei fratelli, le mie sorelle di carne mi scrivevano, ma la maggioranza della posta erano tutti credenti. E credetemi, tante volte mi commuovevo per le parole che loro usavano. La posta era una cosa importante. Ovviamente questo è un esempio, perché ho dato il titolo a questo messaggio, i postini di Dio. Ti piace essere un postino di Dio? E spieghiamo che cosa significa essere postini di Dio. Allora, se per il postino ha una mezza divisa, un cappello e uno stemma, anche noi dobbiamo avere dei requisiti. Ovviamente non si parla di una preparazione super, ma almeno devi avere amore per le anime, passione, devi avere lo Spirito Santo dentro di te che ti guida nella verità,
ti dà sapienza e parola, perché Gesù ha detto: egli vi guiderà, nell'Evangelo di Giovanni, quando verrà lo Spirito Santo, egli vi guiderà in ogni verità. Dunque, questa emozione che creava la posta quando mi portavano e quando ci portano, certamente un tipo di posta noi non l'amiamo. Quando ci portano le bollette, ovviamente diventiamo tristi. Quando ci portano delle cose, oppure quando sentiamo di un telegramma, a volte diciamo: oh, è una cosa urgente, uno è grave o è morto. Certi tipi di posta ci mettono un po' terrore, ma la posta che è un dialogo di affetto, di amore, di amicizia, fa piacere. Allora voglio dire, fratelli e sorelle, cominciamo a dire che oggi come oggi, nel 2014, siamo il 15.08 del 2014, siamo stanchi di sentire notizie tristi, spaventose, notizie che rattristano e influenzano milioni e milioni di persone. Ovviamente i giornalisti venderebbero pure la loro mamma per soldi e rovinano le persone con cattive notizie. Ovviamente sentiamo parlare di tragedie familiari, il padre che prende un'arma e uccide e stermina figli, moglie e tutti. Non sono notizie, proprio ogni giorno sentiamo di queste triste notizie. Ovviamente gli uomini dominati da nemico, da forze malefiche, perché sotto ci sono spiriti di suicidio, di omicidio, a forze malefiche che prendono il controllo della mente dell'uomo e gli fanno fare tutte queste azioni diaboliche, quello di sterminare il proprio marito, la propria moglie, i propri figli che hanno allevato. Allora, se siamo stanchi di sentire brutte notizie, chi deve portare la buona notizia? I figli di Dio. Non devono stare solo a sentire cattive e triste notizie, omicidi, suicidi e giovani che si tolgono la vita, incidenti. Il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio, aspetta notizie di consolazione, di potere di Dio. Noi dovremmo sentire la televisione, sui giornali, notizie di questo genere. Io vado un po' per immaginazione. Nella chiesa ancora il Signore ha liberato 10 posseduti da Satana che avevano demoni. Il Signore ha guarito alcuni dalla cecità, ha liberato dalla droga. Queste sono le notizie che dovremmo sentire sui giornali, alla radio, alla televisione, non quelle triste notizie, perché uomini presi da Satana, dal nemico, fanno stragi e solo questi vendono le notizie. E voglio dire ai giornalisti, perché sicuramente questo messaggio lo caricheremo e lo sentono, che loro hanno le mani bagnate di sangue per quante persone hanno rovinato dicendo bugie, vendono bugie, e per loro sono soldi, ma intanto infangono le persone. Che Dio abbia pietà e misericordia dei giornalisti e delle redazioni che scrivono le bugie, pur per fare soldi, senza indagare se è la verità o meno quello che stanno scrivendo. Rovinano famiglie, persone e ditte. Che cosa c'entra quello che io vi ho letto con questo? C'entra come? Perché dice il Signore: tu che rechi la buona notizia a Sio, diremo adesso a Milano, sali, non te ne stare in cantina, sali su un alto monte, come facevano una volta quelli che portavano le notizie, salivano nel punto più alto per farsi sentire, perché non c'erano i giornali,
e allora sceglievano un punto alto strategico per far sentire. Anche Gesù andava sulla montagna per predicare a centinaia e centinaia di persone, per far sali su un alto monte e annuncia. Cosa dice? Annuncia la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce. I cristiani non devono stare con la bocca muta. Ci sono i peccatori che non hanno vergogna di fare il peccato e lo fanno spacciatamente nelle strade, nelle metropolitane, ovunque. E noi dobbiamo aver vergogna di parlare di Gesù Cristo, come Paolo disse: io non mi vergogno dell'Evangelo di Gesù Cristo, perché esso è potenza di Dio a ognuno che crede. I peccatori, quando sentono i figlioli di Dio che cantano, pregano, adorano, testimoniano, devono essere toccati dalla potenza della parola, e se credono saranno toccati, e le loro vite sono cambiate, le loro famiglie sono cambiate nel nome del Signore, come è cambiata la vita di ognuno di noi. Non ci vergogniamo dell'Evangelo. Sono fiero che da anni faccio il postino di Dio. Fratelli e sorelle, non vi vergognate di parlare ai vostri vicini di casa, ai vostri colleghi di lavoro, i vostri amici, i vostri parenti. E mi dispiace che alcuni, anche se il giorno di Ferragosto, hanno scelto di stare con le loro famiglie. Non c'è niente di male stare con le loro famiglie, ma è da stamattina che stanno con le loro famiglie, e il tempo che appartiene a Dio non va rubato. Dovrebbero stare qui con le loro famiglie, perché quelle famiglie in cui loro oggi hanno mangiato e hanno bevuto, con quelle famiglie sono distrutte da Satana, e dovrebbero portarlo ai piedi della croce, perché il Signore li libera e li guarisce. E invece preferiscono solo il materiale, non il spirituale. Il cibo spirituale non gli piace tanto. Gli piace mangiare cibo guasto e inquinato. Sentite ancora. Isaia 41:27. Io per primo ho detto a Sion, Sion è una città: guardate, eccoli lì a Gerusalemme, eccoli a Gerusalemme, ho inviato un messaggero di buone notizie. Tanti non vogliono sentire, tanti spiritacci religiosi non vogliono sentire di Gesù e cercano di soffocare, ma nessuno può soffocare la parola di Dio. E noi non dobbiamo avere paura di dire: Milano Gesù ti ama, Milano Gesù ti libera, Milano Gesù spezza le catene di Satana. E quando diciamo Milano, dico il tuo nome, comunque ti chiami, Dio ti ama, Dio ha tanto amato te, come ti chiami, Giovanni, Francesco, Maria, Giuseppe, Dio ti ha tanto amato che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita. Se rifiuti Cristo, tu andrai all'inferno. E non te lo diciamo per minacciarti, ma te lo diciamo perché tu ti ravvedi prima che sia troppo tardi, come ai tempi di Noè, come ai tempi di Sodoma e Gomorra. E Dio distruggerà questa generazione con il fuoco, perché Gesù, il nostro maestro, era uno che predicava, ed era uno che predicava l'Evangelo del Regno. E se noi leggiamo proprio in Luca 8:1, proprio Gesù dice che lui in seguito egli se ne andava. Luca 8:1, Gesù in seguito egli se ne andava per città e città predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. Questo è il nostro Gesù. Lui ci ha dato l'esempio, perché lui ha detto: imparate da me, perché io sono umile e mansueto. E se lui andava di città in città predicando l'Evangelo del Regno,
e quante persone sono state strappate dalle mani di Satana e portate ai piedi della croce. Se tu te ne stai zitto, i tuoi parenti, i tuoi figli, tuo marito, tua moglie un giorno li vedrai all'inferno, non nel regno di Dio. Se tu vai dietro di loro, anziché loro devono venire dietro di te, dove vai a adorare e servire il Signore, un giorno vivete in due luoghi separati. Ve la ricordate la parabola del ricco e pulone e il povero Lazzaro? No? Che dice che Lazzaro stava sotto il tavolo per mangiare le briciole di questo ricco indifferente, non è il discorso del, è la sua indifferenza che era peccato. E mentre Lazzaro era lì che cercava di nutrirsi, lui viveva da indifferente. Però è venuto il giorno che è morto il ricco e gli hanno fatto un funerale con la musica, l'hanno accompagnato. Quando è morto Lazzaro, come se l'hanno acchiappato, subito l'hanno portato al cimitero. Secondo loro Lazzaro non valeva niente, ma invece Lazzaro era un figlio di Dio, salvato e lavato col sangue dell'agnello, ed è entrato nel seno di Abramo, il padre della fede. Pensate, Abramo lo aspettava lì, ha detto: adesso arriva Lazzaro, quello che non era considerato lì in cima a terra. Questo ricco ha sbagliato e Dio gli ha detto: Abramo, ti raccomando, tienilo in braccio perché mi piace quel figlio. Quello pregava anche se non aveva niente nello stomaco e mangiava le briciole, ma era un adoratore di Dio. Portamelo qui alla mia presenza. E quando il ricco ha visto che cambio, lui era un luogo di tormento dove desiderava, e fece questa preghiera: padre Abramo, manda Lazzaro, io lo ricordo chi era lì, era a casa mia che mangiava qualche briciola di pane, mandalo che mi rinfresca la lingua. È una, ovviamente, una descrizione per dire le sofferenze che si provano senza la presenza di Dio e l'angoscia. Mandalo. Ma Abramo ha detto: no, c'è una barriera, né noi possiamo venire lì né voi potete venire qui, c'è un muro. Allora padre Abramo, manda dai miei fratelli qualcuno dei morti che risuscita, per piacere, che vada ai miei fratelli di non vivere la vita che vivevo io. E Abramo gli ha detto: se non credono a Mosè e alla legge, non crederanno neanche se un morto dal cimitero risuscita. Ascoltano Mosè e la legge che Dio ha dato, ascoltano i pastori. E così fu chiusa questa situazione. Oggi è il giorno della grazia. Oggi sentite la mia voce, dice il Signore: non indurate il vostro cuore, non essere duro, perché Gesù sta per tornare. Tutti i segni, vogliamo il tuo bene, perché anche noi un giorno eravamo indifferenti come questo ricco pulone, ma Dio ha sensibilizzato il nostro cuore e abbiamo aperto il cuore a Gesù, l'abbiamo accettato come Salvatore, abbiamo chiesto perdono dei nostri peccati e lui ci ha liberato dal potere di Satana, perché Gesù è venuto per distruggere le opere del maligno e ha distrutto quella mente legata, quella mente oppressata. Senza Cristo eravamo questo. Gesù ci ha liberato. Ma sentiamo un esempio. Il secondo re 7:9, secondo re 7:9,
si parla, e vi leggo questo verso, ai tempi di Eliseo, dice: ma poi i lebbrosi, si parla dei quattro lebbrosi, dove c'era un assedio, cioè un assedio di nemici attorno alla città di Samaria, e ovviamente né i samaritani potevano uscire e neanche loro potevano entrare, perché c'era tutto un assedio, le mura erano chiuse. E allora un giorno, due, un mese, due, sapete a che punto erano arrivati i samaritani? Le mamme erano arrivate al punto, è brutto leggere, ma leggetelo a casa vostra, ammazzavano i figli e li mangiavano. È terribile mangiare i propri figli, è una notizia che non vorremmo, ma la Bibbia ci parla. Talmente c'era la fame, altro che la crisi, lì erano arrivati solo per nutrirsi il corpo, a non guardare più neanche il proprio figlio. Allora questi quattro lebbrosi hanno detto: se noi stiamo dentro moriamo, fuori non si può uscire, rischiamo la vita. E leggiamo questo punto, che dice così: allora i lebbrosi, ma poi dissero questi lebbrosi fra di loro: noi non facciamo bene, questo è il giorno di buone notizie, e noi facciamo, e se noi tacciamo, siamo zitti, se aspettiamo finché si faccia giorno, saremmo considerati colpevoli. Ora venite, andiamo a informare la casa del re. Cioè, che cosa era successo? Che questi hanno detto, le brose, no, tanto di morire moriamo, se siamo dentro moriamo, se siamo fuori rischiamo. E invece questi quattro lebbrosi hanno avuto una grande fede. Neanche il profeta Eliseo, che c'era dentro pure il profeta Eliseo nella città di Samaria, neanche il suo servo sono usciti, ma questi quattro lebbrosi. Intanto diciamo che la lepra è figura del peccato, ma nonostante si trovavano in questa situazione, loro volevano cibo, e noi traduciamo cibo dalla parola di Dio, volevano sentire e mangiare, vedere con gli occhi loro e mangiare. E loro si sono usciti fuori perché credevano che qualche cosa succedeva. E quando sono andati fuori, Dio aveva fatto dire un rumore di carne, di cavalieri, e tutti i nemici che attorniavano alla Samaria sono scappati, hanno lasciato le tende, hanno lasciato la benedizione, hanno lasciato il cibo, il grano, il pane. Per chi? Per chi era questo pane? Tante volte noi diciamo: perché il Signore ha permesso? E ha messo dura prova, mette dura prova anche il Signore in questo periodo che si parla di crisi. Forse non hai cibo, mi frigo. Ricordati che Dio prenderà le ricchezze dell'Egitto, del mondo, e li porterà nella tua vita, nella tua famiglia. Tu avrai la benedizione, la crisi finirà, perché come aveva profetizzato Eliseo, si venderà la farina per pochi centesimi, ci sarà abbondanza nelle famiglie dei figli di Dio. Quattro lebbrosi, dice: non è giusto che noi stiamo zitti, che prendiamo solo per noi. Non è egoismo, Dio vuole altruismo. Se hai qualcosa in più, distribuiscilo, condividilo. Non essere avaro, non ti appropriare di quello che Dio ti ha dato solo per te. Usciamo, noi siamo ritenuti responsabili, informiamo, portiamo la buona notizia che non c'è più la carestia, c'è la benedizione. Porta! Oggi nel mondo c'è tanta carestia spirituale, tante famiglie che noi sentiamo, come dicevo prima, alla televisione, muoiono, si ammazzano, si uccidono, si drogano. Come possiamo stare indifferenti? Può essere tuo figlio, tuo marito, tua moglie. Noi siamo ritenuti responsabili. Questi giorni di buone notizie, andiamo a portare la posta, la posta vera, non la posta falsa, la posta vera è la Bibbia, la parola di Dio. Non ti vergognare di essere un testimone, e che prendi la Bibbia e la trasmetti, ma prima devi nutrirti, prima nutrisciti, e dopo dai
quello che tu hai ricevuto, distribuiscilo. Tanti credenti ingrassano di messaggi anni dopo anni, ma questo è tempo che facciamo come questi quattro lebbrosi: andiamo a portare noi la buona novella, andiamo a portare la buona notizia che Gesù ci ha liberato, che Gesù ci ha dato pace nella nostra vita, nella nostra famiglia, che Gesù ci ha guarito, che Gesù ha spezzato le catene. Il Salmo 144 verso 12, vado veloce perché tra pochi minuti vado a finire. Salmo 144 verso 12: i nostri figli nella loro gioventù, sentite come sono belli questo punto della parola, come tutto è bella, i nostri figli nella loro gioventù siano come piante novelle che crescono, e le nostre figlie come colonne scolpite per adornare un palazzo. Tante volte io, quando prego per i piccoli, no? Tante volte per i bambini, io prego e dico sempre, quando Signore fa sì che questo giovane, questo bambino un giorno diventa una pianta piena di frutti, ma io dico quello che dice la parola di Dio. Vedete, i nostri figli, che cosa sono i figli? Certamente è una responsabilità che li dobbiamo educare, dargli amore e affetto. Non fate come certe famiglie che fanno un pasto per ogni figlio, una televisione per ogni figlio, ogni stanza. Questo vuol dire ubriacare la mente di cose mondane. Non c'è più il focolaio domestico dove si siede a tavola e si parla, si dialoga, no! Ognuno è un mondo. Dio non vuole, stabilito un orario, lasciate stare se il mondo ha scelto questa che è la risfatta delle famiglie e del vero mondo. Noi guardiamo Gesù. Gesù era invitato a mangiare, sì o no? Sì. Spesso andava a casa di Marta e Maria, vi ricordate, no? Gesù si sedeva, Marta cominciava a preparare. E allora lì era un dialogo. Io penso che Maria, che stava ai piedi di Gesù, non era una mummia, una statuetta, una vagabonda, una vaga, no! Lei voleva sentire i miracoli che Gesù aveva fatto quel giorno, e non pendeva dalla sua bocca, anche se l'altro stava facendo il pranzo. Ma Gesù ha dato milioni di insegnamenti proprio mentre nelle famiglie lui entrava per mangiare. Era un pretesto di mangiare, ma per avere comunione e per parlare, fare miracoli, come la prostituta che è stata liberata, che piangeva e asciugava con i capelli i piedi di Gesù. I grandi insegnamenti, Simone, quali semplice, mamma mia, questo qui non è un profeta, guarda da chi si fa asciugare i capelli, piange sopra i piedi con i capelli. Noi diciamo una cosa schifosa, ma il suo cuore era libero. Gesù l'aveva perdonata e glielo dimostrava con questo gesto di affetto. E una di queste Marie, proprio lei, era la prima, quando Gesù è morto, ad andare alla tomba, prima dei discepoli, era lei lì e voleva vederlo per l'ultima volta il maestro, anche da morto, ma lo voleva vedere. Ma ha avuto una bella notizia, una bella sorpresa, che anziché andare a imbalsamare con gli aromi il corpo, è andata e ha trovato la tomba vuota. Allora, cosa è successo qui? Non c'è più il nostro, pure la morte ce lo tirano via, secondo lei. Ma chi gli è apparso proprio mentre lei aveva questo desiderio di vedere Gesù? Proprio Gesù, e lei non se ne raccorge. Donna, chi sta cercando? Perché cerchi il vivente fra i morti? Perché Gesù dice: io sono vivente nei secoli dei secoli. Lui ha il potere su ogni forza, sulla morte. E proprio ha parlato con Gesù, e lei ha visto Gesù.
se siamo in cielo. Pensate che ha fatto storia questa, storia. Oggi leggiamo nelle sue parole questa storia. Maria, quella che è stata liberata dai demoni, è quella che è stata la prima a vedere Gesù da risuscitato. Sarebbe molte cose che erano in tempo. Ha letto la sorella Gladys, se non sbaglio, Isaia 61, ma io lo rileggo ancora perché c'entra con tutto questo. Uguale a questo è in Luca 4, quando Gesù si alza, nella sinagoga di Nazareth, Luca 4,16, è uguale a Isaia 61,1, perfettamente uguale. Ma vi leggo questo: lo Spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la liberazione a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere, per metterli in libertà. E Luca 4, lo Spirito del Signore sopra me, egli mi ha unto per evangelizzare il male. Questa è la missione di Gesù. Gesù è venuto a portare la posta più importante del mondo. Il primo postino è Gesù Cristo. Amen. Per dire, io sono venuto a portare la posta agli umili. Gli orgogliosi no, non mi piacciono gli orgogliosi. I superbi neanche, perché Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. È venuto, mi ha unto per evangelizzare gli umili. E quanti sono orgogliosi rimangono con il loro orgoglio, muoiono con il loro orgoglio e saranno esclusi come il ricco colone dal regno di Dio e dalla presenza di Dio per il loro orgoglio. Le chiese si spezzano e si rovinano, le famiglie si spezzano e si rovinano, i governi e le nazioni litigano, si fanno guerra per l'orgoglio e la superbia. Tutto parte da lì. E Satana, che voleva diventare come Dio, Dio l'ha buttato, Isaia 14, l'ha buttato giù a lui e tutti gli angeli che adesso sono tutti demoni, per l'orgoglio, che voleva diventare più grande di Dio. E allora il Signore ha detto: ti butto giù, vediamo quale potere ti vai. E tutti quelli che peccano, perché è peccato, è un demone l'orgoglio che prende sempre la mente e il cuore, sicuramente non entrano né i superbi né gli orgogliosi, ma gli umili. Mi ha recato a dare. Poi leggiamo in Proverbi 25:25 di che cosa stiamo parlando. Siamo i postini di Dio. E dice questo proverbio: una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona stanca e assetata. Una buona notizia. Io non lo so, io non è che mi vengo dietro, non ho le telecamere per vedere cosa combinate durante il giorno, cosa fate, come parlate, che cosa pensate. Ma il mio papà ce l'ha la telecamere, come? Il mio papà Dio, il vostro papà Dio, le telecamere ce le ha sempre accese, 24 ore su 24. E quante volte mi vengono pastore per la parola, ma sembrava che tu sapevi. No, lo Spirito Santo sapeva, il mio papà sapeva, e prende la mia bocca e mi fa dire quello che è il tuo bisogno e quello che è anche il tuo peccato, denunciare, perché tu cambi e ti ravvedi e dai la tua vita a Cristo e ti consacri e non giocare con Dio, perché Dio è santo e vuole persone che lasciano il peccato una volta per sempre e dicono no a Satana e sì a Gesù Cristo.
una buona notizia, è come un bicchiere di acqua, adesso che siamo in agosto e tutti cerchiamo l'acqua quando andiamo secchi, una buona notizia è come un bicchiere di acqua fresca che ti ristora. E Davide l'aveva capito nel Salmo 23: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa giacere in verdeggianti pasti, egli mi ristora l'anima. Quando Dio ti dà una parola e ti ristora, ti dice: tu sei venuto qui triste, angosciato, forse non volevi andare in chiesa, ma Dio ti ha dato la sua parola, lui mi ha ristorato l'anima questa sera. Amen. Amen. Io quando preparo la parola mi sento già ristorato, perché la parola di Dio attraversa la mia vita. No, io non sono un predicatore di prediche morte, io sono un predicatore della parola di Dio, della vita. E quando mi arriva qui mi fa del male, mia moglie mi dice: mi si alzano i peli, a me mi fa alzare i peli, le unghie, mi fa tremare tutto, perché la parola di Dio è potere. Quelli che sono indifferenti, quei pastori che vengono, cari fratelli, cari sorelle, che già mi predicano da morti, pensate che messaggi possono dare alla Chiesa? Morti sono loro, questi predicatori, è morta la Chiesa. Ma i predicatori che hanno lo Spirito Santo sentono il fuoco come Geremia: se io non parlo, c'è dentro di me un fuoco che mi roba le ossa. Alleluia. Io non posso fare messaggi a piacimento dei credenti, io vi predico tutta la parola di Dio, che sia di edificazione, di incoraggiamento, di forza, ma di esortazione, perché la parola di Dio ha e atta a insegnare, a correggere e a riprendere. Alleluia. Tutta la parola, tutta. Andiamo per finire. Non ce l'ho con nessuno, solo con il nemico che mi disturba e ci disturba. Allora la parola di Dio è scudo, è forza, è protezione. C'è tre punti che li leggo veloci. Secondo Samuele 18:27, secondo Samuele 18:27 si parla: la sentinella disse: il modo di correre del primo mi pare quello di Ahimaas, è un nome questo, non è il mais che mangiate, figlio di Sadoc. Il re disse: è un uomo onesto e viene a portare buone notizie. Vedete, c'è il nome, c'è la città, tutto. È un uomo che non sta portando, come i giornalisti che facevo prima, giornalisti peccatori, mani bagnate di sangue. Per ogni persona che a volte si ammazza perché lo infangono di bugie, ma questo lo lasciamo nelle mani di Dio. È un uomo onesto, avete sentito? Lui è venuto a portarci la buona notizia, la posta che ti incoraggia, la posta che ti fortifica. Sapete che ci sono credenti che non leggono la Bibbia, la abbandonano nei comodini, piena di polvere, le riviste se le leggono, i giornali sì, ma la parola no, hai sbagliato. Quelle non sono notizie che ti edificano, ma la Bibbia è la buona notizia, quella che ti dà forza, quella che ti dà la carica spirituale, perché tu combatti. Nel libro di Naum, e poi c'è l'ultimo di Naum, è un libro della Bibbia, 1:15, Naum 1:15, ecco sui monti, è un po' quello che abbiamo letto all'inizio di Isaia, ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annuncia la pace, che annuncia la pace. A riguardo le sentinelle, io adesso finisco perché non voglio. In Ezechiele dice: io ti ho posto a te, figlio mio, ti ho posto come una sentinella affinché tu avverti Milano e i tuoi parenti che
Se tu non li avverti, domanderò il sangue dalle tue mani. Se lei ti ubbidisce, io chiederò conto a te. Hai lavorato 20 anni in un posto e non hai parlato di Gesù ai tuoi parenti, ai tuoi colleghi di lavoro. Domanderò il sangue dalle tue mani. A me mi fa piacere quando vedi il fratello Adriano, Gravisi, quando vedo Maddalena, il gruppetto Silvia, se non vi cito tutti i nomi, mia moglie che durante la settimana organizza un gruppetto con la sorella Iris che manca e altre sorelle, e vanno per evangelizzare, per portare la buona notizia, coordinarsi. Tu non sai quanto fermo un'anima che problemi ha, forse a pensieri di morte, di suicidio, e tu gli porti la parola di Dio. Conquista la Cristo. Quelle sedie non li voglio più vedere lì ammucchiate, devono essere stese con le anime salvate, liberate, perché il ministero Dio ce l'ha dato. Ma anche le pecore devono produrre frutto, devono produrre il latte, devono produrre la lana. Il pastore fa la sua parte, ma anche voi, fratelli e sorelle, non state muti quando è il momento di parlare. E finisco. Ricordatevi che se leggiamo in Luca 1, l'ultimo punto, leggiamo che l'angelo Gabriele, mi piace vedere, tanto ci prendiamo solo un minuto, dice Luca 1:19, l'angelo gli rispose quando ha dato la notizia che sarebbe venuto, che Maria sarebbe stata incinta per virtù dello Spirito Santo, e dice: io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunciare questa lieta notizia, che verrà da te uno che scuoterà il mondo, il salvatore del mondo, Gesù di Nazareth. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo pregare il Signore. Se hai avuto vergogna di parlare di Gesù, ti dico che Gesù ti dice a te che hai timidezza e paura: se tu ti vergognerai di me, io mi vergognerò di te davanti al Padre mio. È ora che chiedi volantini e che vai a parlare, e se non hai lavoro comincia a impegnare, vai a lavorare nella vigna, perché Dio ti darà pure il lavoro materiale che hai bisogno, è una benedizione. Ma obbedisci al Signore. Vogliamo pregare il Signore tutti quanti voi, chiudete i vostri occhi. Per favore, chiudete questi occhi. Che Dio ti liberi da ogni timidezza, da ogni paura. Sei in un mondo che è oppressato da Satana. Chiedi al Signore, come Gesù dice, lo Spirito del Signore su di me. Chiedi un battesimo di Spirito Santo, che Dio ti riempi, che ti dia la franchezza, perché tu porti la parola di Dio, porti il messaggio, porta la lettera più importante del mondo. Oh Signor Gesù, grazie per la tua parola. Io ti prego che stendi la tua mano, Signore, su ognuno di noi. Sciogli quelle lingue mute, sciogli quei cuori timidi, perché tu non ci hai dato uno spirito di paura o di timidezza, ma uno spirito di forza e di potenza, che testimoniamo di te, perché tu stai per tornare e ci chiederai conto di quanti uomini e donne e bambini sono periti. Aiutaci, Signore, ad essere i tuoi testimoni, a non vergognarci di te. Opera in questa chiesa, ognuno qui, rivestilo della tua potenza, dai tua franchezza. Ti ringraziamo di questa parola, per il nome potente di Gesù. E il popolo di Dio dice: amen. Sia il tuo amore, la tua benedizione con noi e con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Dio vi benedica, vi aspetto qui, il coro per piacere alle 4, se potete venire un quarto.